Grazie, grazie. Buonasera a tutti quanti voi. Comincia il nostro concerto, concerto con il gran concerto bandistico Città di Bari. E accogliamo qui con un bel applauso il nostro maestro concertatore, il professor Pasquale Aiezza. Scuola Aiezza. Mentre arriva il maestro, noi siamo quattro cantanti. Io sono il baritono, sono Massimo Rizzi. Ecco, il maestro sta salendo la scala, noi recuperiamo tempo, maestro. Il nostro tenore è Mauro De Santis, eccolo là. Mentre invece sulla panchina è seduta Federica Faro. Di spalla invece c'è Maria Grazia Scotto di Luzio. Perfetto. Quindi maestro, caro maestro, iniziamo con Carmen. Iniziamo con Carmen. Federica Faro. Sì.
passiamo da un personaggio, da un compositore francese, non dalla grande fortuna. Poverino, morì praticamente senza neanche avere contezza del successo che poi avrebbe avuto la sua opera Carmen. Mentre invece questo qua, Rossini, Gioacchino, diciamo che è vissuto di rendita per tutta la vita, fino a una certa età lui ha composto tutte le grandi opere, tra cui Barbieri di Siviglia. Ascolterete ora l'aria di Basilio, La calunnia è un ventice. Grazie.
accogliamo qui con un bel applauso Maria Grazia Scotto di Luzio. Ecco, puoi anche metterti tu sulla scalinata? Subito mi copiano. Ah no, altro che scalinata. Ah, sta proprio sopra. Vabbè. Allora, Traviata, Giuseppe Verdi, primo atto. C'è stato già il brindisi, ovviamente, l'avete ascoltato prima dal gran concerto con Versano. Noi continuiamo perché in realtà poi avviene questo incontro tra Violetta e Alfredo, sono due personaggi veramente incredibili, lei fa un lavoro antichissimo, lui è di buona famiglia, lei rimane sconvolta da questo ragazzo e ascolteremo ora la famosa aria "Ah, forse lui", ce l'ascolteremo tranquillamente e la canterà Maria Grazia Scotto di Luzio. Sogni ascesi e come
gioia e gioia, ma che scorre il vivere nero per i sentieri del piacere, ma se giorno e giorno voglia sempre lietare e trovi della Turandot, che è Nessun Dorma. La canterà il nostro tenore e poi... Tremano d'amore
Grazie.